Operazione antimafia della Direzione Investigativa Antimafia e della Procura di Palermo. 17 arresti. In carcere anche il presunto boss dello Zen. Il blitz della Direzione Investigativa Antimafia è stato intitolato Fiume. 17 ordinanze di custodia cautelare avrebbero ancora una volta bruciato le presunte metastasi dell'ex regno dello Piccolo, gli storici mandamenti di San Lorenzo e Tommaso Natale. E tra gli arrestati vi è anche lui, Guido Spina, presunto capomafia dello Zen, uno dei quartieri più degradati alla periferia occidentale di Palermo. Sarebbe stato Spina, 49 anni, nonostante fosse ristretto ai domiciliari, a pilotare il traffico degli stupefacenti e le estorsioni a carico dei commercianti e anche degli abitanti tra i padiglioni popolari dello Zen, costretti a pagare un contributo per i servizi primari come acqua e pulizia per vivere o sopravvivere in condizioni dignitose. Guido Spina avrebbe così alimentato la cassa del clan, provvedendo innanzitutto al mantenimento in carcere degli affiliati detenuti. La villa del presunto boss allo Zen, dove è stato detenuto per motivi di salute, quando invece, come confermato dalle microspie, sarebbe stato bene in salute, è descritta dagli investigatori come una roccaforte, dotata di sofisticati sistemi di sicurezza e che sarebbe stata adibita anche a supermercato della droga, all'ingrosso e dettaglio, in cui avrebbe lavorato tutto il nucleo familiare. Cocaina e hashish tra Sicilia, Campania e Calabria. E dalla Calabria la droga sarebbe stata importata in Sicilia, fino allo Zen, da dove poi sarebbe stata spacciata a Fiumi. Ecco perché è stata l'operazione Fiume. Guido Spina, dentro la sua villa bunker, avrebbe tirato le redini dei pusher, vantandosi di essere a capo perché investito direttamente dai capi mafia di un tempo. Nelle conversazioni intercettate, Spina riconosce i boss come i cristiani buoni e si preoccupa anche dell'intrattenimento allo Zen, tanto che nel quartiere avrebbe organizzato una festa a sue spese, invitando il suo cantante preferito, il neomelodico Gianni Vezzosi. Il cantante, tra l'altro, avrebbe cantato anche le canzoni O Killer, che è la storia di un sicario di mafia, e poi Lettera a papà, che racconta la giornata di un detenuto. L'inchiesta è stata coordinata dal procuratore Francesco Messineo, dagli aggiunti Maria Teresa Principato e Vittorio Teresi e dalla direttore della DIA, Arturo De Felice. Gli arrestati, oltre Guido Spina, sono Nicolò Cusimano, 34 anni, Antonino Di Maio, 61 anni, Alba Licalsi, 47 anni, Antonino Spina, 23 anni, Angela Spina, 29 anni, Maria Valenti, 39 anni, Francesco Firenze, 37 anni, Vito Compierchio, 53 anni, Massimiliano Fanara, 40 anni, Maurizio Di Stefano, 36 anni, Paolo Meli, 54 anni. E poi già detenuti Vincenzo Cosenza, Pietro Vitale, Salvatore Vitale, Letterio Maranzano e Giuseppe Leto.